ragazzi, io sono Ghisius e come sentite la voce sono un po' ammalato, sì. Un po' non descrive quanto io sia ammalato e di come stia la mia voce, ma fa niente, per voi questo è altro. Comunque continuiamo con questa fortuna Zerkrix Ninja. Meno male che abbiamo finito con i dialoghi estenuanti. Perché sennò veramente la mia povera voce non ce la potrebbe mai fare. Ah. Devo dire la verità, un po' mi mancava cercare il boss, no, non è vero affatto. Allora, vediamo un po', mettiamo un po'. Abbiamo ancora 7 sorciai. Ma sono uno sfracco! Mi sa che non devo più acquistare un cavolo a parte di lui. Ma è bellissimo! Di Tena non tubo, ma come ho già detto nelle altre volte, meglio la Ajax come prima carta. Terra contro Ajax. Spero che mi si senta bene nonostante la mia voce del tubazzo. Mamma mia ragazzi, ora cominciamo a fare seri danni. Guardate qua. Oh, guardate, guardate solo lo Arp Note quanto fa. E gli facciamo vedere anche Taurus Fire. Ecco. Per non parlare di Dark Phantom. Guardate, guardate, in una sola combo. Le ha piantato più di 1000 di mil salve. Sì, mi andava principalmente di usare. Facciamo la double. Ok. Mamma mia, sì, salve lei. Ovviamente una volta battuto gli ex, queste cose, sì, scusate, gli F, queste cose sono molto molto facili da far fuori, però quando gli ex in 15 secondi, non male. Se riuscisse a fare anche lo specie in 15 secondi non sarebbe affatto male neanche. Comunque siamo a legata incredibile. 25 di 42, abbiamo ufficialmente superato la metà. Già nello scorso episodio probabilmente mi sono dimenticato di dirlo. Vabbè. Torniamo ormai. Oh! Non era poi così difficile. Ok, scusate, mi sono andato a vedere se stava registrando. Stesse registrando. Sono paranoico, lo so. Ok, e quindi. Calmo, ho lanciato tutto. Più che ha lanciato l'audio più che tutto questo. Se devo dirlo proprio a me stesso non sto neanche a fare troppo più. Forza. Porca miseria, intanto che aspetto Foxy Full mi divento vecchio. 36 secondi, ragazzi. Che schifo. Che schifo. Che voce c'ho, ragazzi. Qualcuno mi sa. Devo parlare così, così sono abbastanza normale. Se no, se faccio così sono... però ce l'abbiamo. Però quando... Dove mi viene male a pensare che devo farmi il labirinto del Bermuda? Ma no! Devo uscire dal labirinto del Bermuda! Oddio! Che brutta cosa ho appena dovuto dire! Sapete una cosa? Quasi quasi Plissi lo farei per ultimo. Vedendo che devo fare 4 combo in questo episodio, no? Sì. Allora, vorrei tantissimo mettermi il mantello, ma tanto sarebbe alquanto inutile. A parte che nel labirinto del Bermuda sembrano pochissimi di più. E guardate un po'. Allora, ti veniamo a prendere. E viola. Hollows EX, non speciale. Beh, guardate il lato positivo. Hollows speciale è veramente facile. Sono dei quadratini. Era chiuso in dei quadratini. L'ho rischiata tanto. Ah, non mi piace, sto perdendo tempo.
però quello forse potrebbe farci vincere. Questo decisamente ci fa vincere. Togliamo nella EX in caso lo rifaccio. Ok. Eliminato. Allora EX, perfetto. Ora, con mio grande rammarico, devo detrasformarmi. Per una volta che devo andare su sinistra. Aspettate. Ma porca la miseria! Fate finta che non sia mai successo. Ok. Ci siamo. Bello. 35. Sì. No, non è vero. No, non è vero, io sono. No, non era vero, io l'avevo salvato. No, che non è vero. No. Sarò idiota. Allora, oggetti. Mantello. Blu, riciclo elettro. Salva. Come hai pulito le scatole? Sei in 3 metri quadri e non salti fuori. Vedete che mi incontro random tutto quello che volete, però sono 3 metri quadri di incontro random. Oh! Vedi? Quanto hai di grazia? 2000 quadri. Va bene. Oscura. Vorrei ottenere... Dove dicevo? Vorrei ottenere un risultato decente perché così... perché questa mega mi interessa. Avrei dovuto paralizzare, dicevo, te ragione. Tanto questa qua gliela fa perdere e lo fa anche lui. Ok. Ok, se tengo la base di prima va bene. Perché Hollow deve sempre farmi una mano così tanto? Davvero è l'unico ultra solo che mi fa dannare così tanto. Allora. Ok, dammi la base. L'unica volta che non voglio né la base né la EX, tu mi dai la EX. Cioè, l'unica volta che non voglio la EX. Cosa? Forse questo è un tempo buono, non ve lo so ancora dire. Potrebbe se mi capita su adesso Sorciai. Se mi capita su Sorciai è un tempo buono. Non ci credo. Non ci credo, non mi siamo. Mamma mia.
mamma mia. Mi sono rifatto del film di prima 19 secondi Hollow Special. Mamma mia. E ora ci manca la base. Nemico eliminato. Hollow, ok. 30 mega, ne mancano 12. Quindi 4 boss. Quindi 2 carusione sociale. Vediamo un po' quanto fa il signorino. 130, che però ci becca tutti i pannelli più... No, scusate, 220, mi sto drogando. 220, che becca i pannelli più lontani, però li trasforma in pannelli elettro. Il che vuol dire che se un nemico ci capiterà sopra quei pannelli lì, verrà paralizzato. Ora, la mia domanda è, cosa voglio togliere? Taurus Fire è forte. Anche Dark Phantom, però. Non è che posso... No, ok, ho veramente raggiunto il massimo. Ah, not mi serve, Gemini non ne parliamo. Cancer è utile. Mi sa che toglierò Taurus. Perché è vero che becca tutto il campo. Ma non ho nessun altro effetto. Anzi, me li fa pure lampeggiare. Oddio, anche in realtà il Hollow li fa lampeggiare. Stavo pensando, perché tornare normali? Quando in realtà posso... No, anzi, torniamo normali. Ok, solo due, eccolo qua. Solo sarà bello difficile da trovare. Salve lei. Questa è una bella gatta da pelare. Rogue. O solo. No. Beh, posso... Sì. Ok, l'ho preso. Sì, vabbè, ma non vai, se ti metti sulla spalla, no? Calma, vieni. No, non è vero, ti avevo appena colpito. Guardate come citta. Guardate come è forte. L'unico modo che ho preso per fermarlo è questo. Cioè, almeno io conosco solo questo modo per fermarlo. Ok, decisamente abbiamo una EX. Ebbene, 13 secondi. Uff, quando sfido Rogue è sempre una gran ansia. Perché so che per lui non può fare più. Ehi, niente virus. Ok, tutta questa è area di suolo. Veramente. Qua c'è scritto... Quindi io non posso andare. E oltre a essere tutta questa un'area bella grossa... Anzi, fatemi salvare quando sono un bello. E solo, per dire Rogue, non è elementale, proprio come noi. Quindi, ciò vuol dire che non possiamo usare un ricicla qualcosa. Se mi faccio uccidere, mi mangio le vita. Ok, gli ho parato il primo colpo. E questi sono due colpi in faccia. Sì, ti prego, ti dico la mia barriera. Apri. Ce l'ho anch'io. No. Ovviamente Rogue quando può comparire, se non quando ho 400 punti vita. Se mi provi a dire che adesso avevi la barriera, io giuro che te ne do tante, ma tante, che te le ricordi. Non mi ha tirato la spada. Ok, calmi. Come fermiamo la bestia? Sono sovrapposto a Rogue, questo potrebbe...
Ecco. Ecco cosa potrebbe fare. No, 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 no. Ok. Guarda, di base, infatti, Sega, basta che lui... Basta che... Se hai la barriera, non me ne frega, basta che lo colpisci. Grazie. So che mi hai ascoltato e mi hai fatto tenere la mia specie. Uno e ha tirato fuori la spada. Per esempio. No! Come morire? Sì, vabbè, ma dai. In testa. Ok, no, no, ok, chiudo. Ragazzi, non avrei mai pensato, davvero mai, di dirlo, ma è più semplice tenere la special di quell'uomo che la base. 75, 75 per 4 colpi. Quanto fa, ragazzi? Fa quasi 320. Fa 320 meno 20 quello punto. Però anche lì è una mega che fa 300 punti di danno e poi fa lampeggiare. No, per adesso la terrei fuori, ma comunque ce l'ho. Ok, sappiamo che questo uomo deve darci la EX. Non è come gioco questo. Ho inavvertitamente saltato. Ma porca. Erano sì 100 punti di danno. Non mi dici perché eri morto. E adesso lo sei invece. Ok. Eccoci qua. Ehi, non è neanche una mano così malvagia. Devi paralizzarmi. Sono vicino alla chiesa. No, c'è un mosso davanti. No! Così vicini eppure così lontani da chiesa. Ok, a parte il morso, ok, special in 24 secondi. Perfetto, abbiamo una base. E che cavolo. Ragazzi, è stato duro, ma siamo quasi alla fine. Ancora 6 carte ci separano dall'obiettivo. Quindi noi ci vediamo in un prossimo episodio dove affronteremo i boss probabilmente più forti dentro il gioco, cioè Apollo Flame e Origa. Quindi, bello ragazzi!